Ci sei? Buongiorno a tutti, vichinghi e vichinghi. Okay. Io sono credibile, però. Vai, parti, è tua. Io sono Maga. L'introduzione è tua. Ok, perfetto. Vuoi che rifaccio il buongiorno a tutti i vichinghi? Non è buongiorno, però. È uè. Ah, è uè. Uè, non... uè a tutti. Guarda come sei serio quando lo dici. Allora. A tutti. No, ok, silenzio. Pronta? Vai. Vedi? Le vichinghe! Oggi ci troviamo qui tra Milano e la Sardegna, suppongo. Assolutamente. Esattamente. In due camerette separate, una un po' più figa dell'altra. E una è blu, l'altra è bianca. Sì, beh, una ha le luci incorporate, l'altra un muro bianco e dei poster che cadono. E vabbè. Iniziamo... Non... Quello era venuto fuori registrazione che non ti è caduto niente in testa come hai fatto partire il coso, vero? No, infatti non, okay. Non ci eravamo mai visti. Perfetto, perfetto, non lo sapevamo niente. Un poster con una balena che mi cade in testa, ma è tutto nella norma, tutto sul controllo. Come va, Greta? Bene, bene, ma non benissimo, ovviamente, più che altro vabbè, da te. A parte la pandemia mondiale, come va? Esatto. No, in generale va bene, dai, ce la caviamo, come direbbe mia nonna. Si tira. E di sapere che sono, in realtà non sono di Milano, sono originariamente della provincia di Torino, quindi sono un po' piemontese, esatto. E, però dai, va abbastanza bene, cerchiamo comunque di tenerci occupati il più possibile, che poi alla fine è così, sia te che me facciamo un sacco di cose, sia in ambito social che video. Che ci teniamo impegnati. Sì, decisamente, quindi alla fine le giornate volano abbastanza. Ho visto su Instagram che ti stai inventando cose per allenarti. Tipo, non lo so, ho visto un asciugamano... Tu a testa in giù e che ti tiri il classico inverted row con sì. No, vabbè, a parte le... Ma in realtà in quel momento stavo un po' cercando una soluzione per fare esatto gli Australian pull-up e quindi praticamente ho legato una sciarpa a una sbarra per trazioni e fondamentalmente ho usato quella come anelli. Ho scatenato il panico perché cioè, avevo i piedi appoggiati su uno sgabellino assolutamente non stabile. Ti hanno dato per morto. Esatto, ma invece sono sopravvissuta perché era tutto calcolato ovviamente. Mica però sei. In realtà a casa potete fare tante cose, anche solo con gli asciugamani, sperimentato già dalla scorsa quarantena in realtà, tante cose con le statiche, le isometriche e... Posso assicurare che sono abbastanza letali, se fatte ovviamente con logica, non a cavolo. Però nella scorsa quarantena mi avevano abbastanza salvato. Poi, insomma, alla fine io le cose a casa ce le ho fortunatamente, non ho un gym attrezzata come te, però qualcosina avevo perché per un periodo mi sono allenata a casa, quindi adesso sì. Quindi adesso ti stai allenando al 100% a casa? Sì, e ho fatto anche un investimento, nel senso che ho deciso di prendermi dell'attrezzatura un pochino più buona. Consiglia, che cosa hai preso? Allora, io ho cercato come una disperata, ho passato tipo una settimana a cercare, perché comunque ovviamente adesso non si trova nulla in giro. Facebook Market può essere un posto bellissimo, io ho sempre snobbato Facebook, che non uso effettivamente da anni e anni. In realtà ho trovato questo powerlifter che collabora insomma con dei fabbricanti di dischi solamente e fanno dischi per piedi, belli, belli, presente, classici, che forse anche tu o tu hai i bumper. Io ce li ho Strength Shop di Ghisa classici. Ok. E... calibrati tutto quanto, quindi ho preso alla fine da lui dei dischi più belli. Quindi anche il bilanciere, immagino. Ho preso il bilanciere che non si sa dove sia finito, nel senso che l'ho non preso arrivava. Da in offerta e non hanno nemmeno inviato l'ordine, quindi quello è un po' un problema. Ma adesso dove l'hai preso il bilanciere? A Enerfit. Ho trovato ancora un'offerta. Di siti non ce ne sono tanti, bisogna, cioè più che altro...
bisogna stare attenti un po' al tempo che ci mettono, perché magari è vero che in un sito spendi un pochino di più, però poi è anche vero che magari ti arriva dopo 1 o 2 settimane, in altri spendi niente, poi non ti arriva più la roba. Guarda, io ho sentito di persone che hanno comprato cose al primo lockdown e non gli sono ancora arrivate, quindi immagino. Tipo Elisport la consigliano tutti, io gasatissima perché avevo visto dei prezzi comunque buoni, arriva al carrello, spese di spedizione 120 euro. Quello è un casino. Facci Poi che non... dipende da cosa compri, le spedizioni ti ammazzano. No, no, infatti. Quindi adesso niente, a me servirebbe il bilanciere, ho sui 120 di dischi che ho preso nuovi, ho preso un rack che mi è arrivato singolo. Vivo in 20 metri quadri, quindi ci dormo sopra Dentro. praticamente. Poi ho preso due parallele un po' alte, quindi comunque buone. E poi, insomma, secondo me dipende molto alla fine da che cosa si fa e che cosa si vuole fare. Sì, beh, Una alla fine ti sei persona. attrezzata molto bene. Sì, sbarra per trazioni, che io vivo ovviamente in una casa in affitto. Ho dovuto perforare la porta con sta sbarra che secondo me non regge assolutamente nulla, quindi vabbè, Aspetta, stendiamo non ho velo. capito. Hai messo la sbarra? Hai perforato il muro per mettere la sbarra? La porta, solo la porta, in legno. Solo la porta. Sì, Ah, sì, sì. coraggioso. Ma guarda, ero anche tentata da provare a ficcare nel legno una poliarcolina, però poi già la parte stucco va oltre la parola ragazza bionda, quindi no. Aspetterò un attimo, mi sa che quello non lo faccio. Dai, Però diciamo, comunque hai già un sacco di roba. sì, infatti adesso, guarda, adesso stasera mi devo fare la nuova programmazione, quindi mi metterò lì e mi sciarvello Te le fai da sola per... le schede? Sì, adesso sì, sono stata seguita per un po' di tempo, però, boh, nel senso, secondo me per un po' ci sta farsi seguire, però è anche vero che comunque, se comunque si vuole anche fare questo lavoro, sperimentare anche un po' su se stessi non è male, poi alla fine si impara a conoscersi. Fossi stata una persona che dice, vabbè, io voglio fare le gare di bodybuilding, voglio fare la bikini, magari ci sta anche farsi seguire sempre. Io, a me piace tanto sperimentare, mi piace tanto provare cose diverse, tante passioni che cerco di convogliare assieme. E insomma, alla fine ho trovato che io ero l'unica che riusciva un Guarda, po' io ho a fatto capire. l'esatto contrario, perché io ho iniziato con queste sperimentazioni, cose varie, mi sono formato sotto questo punto di vista, adesso sto passando al farmi seguire e cercare di assimilare informazioni dal coach. Io ho fatto Esatto, la metà. alla fine entrambi i modi sicuramente sono validi. Sì. Ho E fatto sotto metà e metà. questo punto di vista, sotto il punto di vista dell'allenamento, qual è il tuo obiettivo? Hai un obiettivo estetico, un obiettivo di performance? Guarda, ora come ora, allora, ti dico un po' le cose su cui principalmente sono appassionata. Vabbè, bodybuilding in generale, però in generale ha un aspetto molto più performante. Poi estetica, per carità, nel senso sarei un'ipocrita dire che comunque da ragazzo non me ne frega niente dell'estetica e non giriamoci intorno perché è Sono così. d'accordo. Però mi piace molto di più essere performante. In generale, ora come ora, tipo quello su cui vorrei fare la nuova programmazione, più un aspetto di power building, diciamo, io powerlifting non l'ho mai fatto, però mi piace molto un allenamento improntato sulla forza. E poi ho iniziato da poco a approcciarmi a quello che è un po' più il calisthenic, però più street lifting, quindi diciamo calisthenics volto sempre a un incremento di forza, alle zavorre, eccetera. Quindi per me l'ideale ora sarebbe farmi un programma di power building con però anche degli esercizi che si farebbero nel calisthenics zavorrato, quindi comunque introdurre i dip, le trazioni, Alla fine è comunque eccetera. considerato, penso, immagino che possa essere considerato comunque power building, perché alla fine power building è inserire delle progressioni magari tipiche del powerlifting in una scheda Sì, improntata alla costruzione muscolare. esatto. Non lo chiamo, cioè, non mi piace etichettare troppo perché poi Esatto. qualcuno potrebbe dirmi, vabbè, ma non è power building perché comunque magari tu introduci altre cose, non fai solo panca, stacco e squat.
ok, però diciamo che alla fine il succo è più o meno quello. Semantica, è semplicemente semantica. Questa cosa che non c'è una definizione concreta di che cos'è effettivamente il power building sembra essere un problemone così incredibile, però alla fine... Ma non è affatto, no, perché tanti lo criticano dicendo che comunque alla fine bodybuilding fatto bene, secondo me non è vero, è il contrario, molto spesso è più powerlifting, meno bodybuilding, poi dipende sempre dalla programmazione. Dipende dal contesto, cioè ci sono tante... appunto tanti programmi, tanti metodi di progressioni che si possono attuare. Ad esempio, io adesso pensavo di fare il 5-3-1 e comunque tenermelo per primo e poi mettermi dopo, in realtà mettermi prima sempre o dip o trazioni, sempre, e su quello fare una cosa a sé. Poi tenermi per panca, squat e stacco, che adesso devo un po' vedere cosa fare, perché nello stacco, avendo il bilanciere piccolo, forse mi conviene tenere l'RDL, ad esempio. Mi hai detto anche che sei a un piano superiore? No, al primo. Ah, dai, fortunatamente okay. Almeno al primo. Sì, sì, sì. E poi mettermi dei complementari. Ovviamente, insomma, me la studio un pochino, però cioè, nulla di troppo complicato, una cosa abbastanza lineare con delle piccole digressioni in modo tale da non stallare con i carichi, ecco, che poi alla fine è la cosa più importante, perché molto spesso, soprattutto tipo contrazione eccetera, stallo, poi sempre fatto tante cose perché non mi sembra di accumulare fatica, poi però arrivo a un certo punto dove non progredisco e quindi sei cotta magari. Esatto, e quindi le domande me le faccio, ovviamente. Quindi puntare sia all'estetica, ma come cosa secondaria, diciamo. Sì, esatto. Di certo non ho la fissa del cazzo, non mi si vede la striatura del deltoide posteriore, come è possibile? Cioè, nel senso, no, ovviamente è una cosa più a grandi linee, non così chiaro. Precisa. Però sì, comunque mi piace, sono appassionata di un po'. Tutto ambiente con i pesoni, quindi alla fine mi piace studiare le varie tipologie, metodologie, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda l'alimentazione, anche lì ti gestisci da sola, immagino? Sì, per l'alimentazione. Poi adesso, insomma, ho avuto un periodo nella scorsa quarantena abbastanza brutto e pesavo 10 kg in più di adesso, per te, e praticamente ero, insomma, poi mi è stato trovato il colon irritabile, però ero una palla, gonfissima. E quindi poi sono arrivata a non mangiare quasi nulla, stavo sempre male e veramente ero calorie troppo basse, quindi ho iniziato a fare una reverse. Per un aspetto più psicologico? Tutte e due, sì. Non avevo fame, avevo sempre cioè immagina ogni giorno svegliarti con la pancia gonfia, ma gonfia proprio da star male, e avere tipo un blocco continuo allo stomaco, in appetenza, depressione allo stesso tempo, estrema, non avevo voglia di far nulla, avrei dormito tutto il giorno. E poi niente, da lì, insomma, dopo questo periodo mi sono sfiammata mangiando di meno, perché purtroppo è brutto dirlo, ma stando in deficit calorico ci si sfiamma, anche tutto il discorso ho la cellulite, inizia a mangiare di meno, poi vedi che comunque quella va via, soprattutto. E quindi comunque mi ero sfiammata, avevo già perso peso, poi ho ripreso un po' a mangiare, ovviamente sempre bene, ho iniziato a fare una reverse e poi in totale avevo perso 10 kg e adesso sono un po' secchina, infatti continuo ad aumentare, poi cerco di arrivare sulle 2005, adesso aspetto. Insomma. Adesso come ti senti? Vuoi mettere un po' di peso o pensi di stabilirti a questo peso? No, devo aumentare un pochino ancora, però sono tranquilla, nel senso, comunque io continuo ad aumentare finché reggo bene, poi vediamo, però senza paranoia, ecco, quello sì. Sempre dieta flessibile, però un pochino più sensata, nel senso, con fonti buone. Il classico 80-20. Sì, faccio io in realtà, scelgo delle fonti, infatti è una domanda che tra l'altro poi faremo, cioè che mi è arrivata. Spoiler. Esatto. Era proprio relativo a questa cosa qua. Comunque, sì, esatto, mi taglio delle fonti e poi ruoto sempre con quelle, che poi alla fine sono le cose che gestisco meglio, che tollero meglio,
e mi sono fatto una sorta di menù in base ai giorni e basta, semplicemente flessibile perché? Perché se poi in un giorno non c'ho voglia di quella roba lì e mi voglio prendere qualcos'altro, va bene. E rientra alla fine magari gli stessi macronutrienti anche a fine giornata, va bene. Quindi sì, anche da questo punto di vista, per ora faccio io, poi vedremo. In realtà volevo farmi seguire, ho poi cioè, avevo trovato un preparatore atletico che mi ispirava, come dici tu, per comunque prendere anche più informazioni, sai che è molto importante secondo me in realtà anche se si fa coaching comunque, cercare sempre di avere un confronto anche esterno. E però, data la situazione, mi ho preferito aspettare, anche perché comunque non è una cosa economica, quindi Chiaro. E per niente. quanto riguarda competizioni, hai mai fatto qualcosa in altri sport, mi stavi dicendo addirittura? No. Allora, in altri sport no, perché avrei voluto e dovuto in passato fare delle gare di Brazilian Jiu-Jitsu, però poi niente, non, è una situazione un po' complicata alle spalle, che lo so che tutte No, vabbè, non voglio. queste micro briciole che do È è complicato e tutto fastidioso, però. calcolato per tenerci sulle spine, lo Ah, esatto. so, è una Però, mossa di marketing. esatto, però partiamo dal presupposto che a Brazilian Jiu-Jitsu ti dai le botte, quindi non è una cosa delicata. Se una persona magari ha delle problematiche fisiche, Chiaro. allora diciamo che magari fare le gare non è proprio una Chiaro. cosa troppo furba, quindi ecco, ho dovuto aspettare un po', poi niente, anche lì ovviamente hanno dovuto interrompere tutto quanto. Tutti i corsi e tutto, quindi comunque non, è da tantissimo che non vado adesso, veramente da tanto. Però posso dirti che sto molto meglio. Da quando non prendi botte, strano. No, fisicamente è un'altra storia, cioè un'altra storia. Io ero infiammatissima sempre, infiammatissima. E da quando ho smesso e sto facendo solo pesi con una programmazione È e uno stress basta. diverso comunque. Totalmente, totalmente. Io prima mi allenavo 2 volte al giorno, cioè ero una pazza, eh. Poi a un certo punto il mio fisico ha detto no, aspetta un attimo, Ma qua facevi bisogna. assieme pesi e Brazilian Jiu-Jitsu o facevi soltanto Brazilian? Guarda, per un anno io ho fatto 3 volte sala pesi, poi ho iniziato a fare CrossFit e weightlifting. Quindi facevo lunedì sala pesi. E spesso alla sera facevo anche una classe di CrossFit. Martedì facevo weightlifting e CrossFit, mercoledì facevo sala pesi, giovedì come martedì, quindi venerdì facevo sala pesi e sabato facevo sempre weightlifting e CrossFit. Dirti che ero una botte totalmente non performante, riduttivo. Poi, per non bastare, ho deciso di iniziare Brazilian Jiu-Jitsu perché nel box dove facevano CrossFit fanno anche Brazilian Jiu-Jitsu a Milano e mi sono appassionata un sacco, mi piaceva. Quindi, insomma, poi ho lasciato weightlifting perché alla fine facevo CrossFit, era più o meno insieme. E facevo quindi CrossFit e Brazilian Jiu-Jitsu. E poi sempre sala pesi. Anche lì, poi dopo un po', ovviamente ho dovuto decidere cosa togliere, ho tolto sempre di più CrossFit e poi è rimasto soprattutto Brazilian Jiu-Jitsu e sala pesi per poi andare solo verso sala pesi, che poi è la cosa da cui ho iniziato in realtà, è sala pesi. Cioè, a livello se vuoi un pochino più concentrato, mettiamola così. Comunque hai fatto Quindi un bel percorso sportivo, cioè sì, ne hai viste. Anche formativo, diciamo, è stato abbastanza interessante. Sicuramente ho visto tante cose, tanti aspetti che poi mi hanno portato ad appassionarmi di determinate cose, ad avere una certa visione in Poi comunque queste generale. cose servono anche magari dal punto di vista dell'essere un coach. Perché se ti si presenta un cliente che fa Brazilian Jiu-Jitsu, tu sai come trattarlo effettivamente, sai che cos'è lo sport ed è Sì, no, molto assolutamente. importante questa cosa. Sì, assolutamente. Infatti ti dico, a me piace molto vedere lo sport a 360, non solo avere le belle chiappe, cioè fare una cosa proprio un pochino più ampia. Infatti, alla fine io ho riniziato a fare una triennale, mi sono iscritta a Scienze Motorie
E tanti mi criticavano questa cosa, dicevano: guarda, Grace, secondo me non ti serve, o comunque è una perdita di tempo rifare una triennale. Però in realtà secondo me è sbagliato, perché se vedi lo sport come movimento, cioè non vedi solo la sala pesi, come mettere su massa, eccetera, ma vedi tutto questo contesto come gestione del movimento più a 360, e magari è anche interesse a seguire persone che fanno altri sport, secondo me non è assolutamente una perdita di tempo, anzi dipende sempre tutto come vedi le cose, ecco. Quindi niente, questo. Ma adesso la triennale l'hai finita o è in corso? In corso. Anche perché nel mente, io no, guarda, non passa giorno in cui mi chiedo, cioè, ma chi me l'ha fatto fare? Ma Ecco. perché sono così stupida? Cioè, ma Però perché? ti sta piacendo effettivamente. Però mi piace alla fine, sì. Questa è, effettivamente è una storia nuova da portare sul web perché tutti quelli che parlano di scienze motorie sì, ne parlano come una base da cui partire, ne parlano come qualcosa di sempre un Allora, po'. guarda, posso dirti, secondo me ti dà quella base che da solo non hai se non ti metti a studiare, perché c'è, cioè, biochimica, biologia, anatomia, eccetera, cioè alla fine o veramente hai tanta voglia, magari una persona come te si mette lì e lo studia, capito? Ma cerca di trovarmi dei coach online o gente così che si mette a studiare, non hanno la minima idea di che cosa sia la biomeccanica, di cosa sia la fisiologia umana, cioè non ne hanno la più pallida idea. Quindi secondo me cioè, è una base buona che non farebbe male a gran parte delle persone. Poi, per carità, per tutta la parte di allenamento, eccetera, ti devi informare da solo, ma no. Ti fai corsi e quant'altro, Quello che ho però. percepito io è che sì, ti dà tutte queste basi molto importanti, però ti dà delle basi molto approfondite su argomenti che poi in futuro ti serviranno fino a un certo punto, mentre nello stesso tempo non tocca argomenti che invece ti serviranno molto molto di più nel futuro. È questa la critica più importante che ho sentito Sì, muovere. no, quello sì, quello sì. Dipende un po', ti dico, a me comunque in generale mi piace, cioè sono abbastanza nerdina da questo punto di vista, quindi considerando che ho fatto moda alla prima università, quindi. Allora, tu sei laureata triennale, Esatto. aiutami in comunicazione. Allora, guarda, diciamolo preciso. Ok, perché è un casino. In Fashion Stylist and Communication Porca zozza. allo IED di Milano, che tu dici: ma che cavolo ti sei fumata? E me lo chiederei anch'io, perché non è la più bella idea. Ti dico solo che quando ho finito e ho cercato lavoro, io la prima volta che sono andata in un ufficio mi sono seduta e ho detto: io devo uscire da questo posto, tipo subito, cioè subito, mi manca l'aria, aiuto. Vabbè, la cosa che ti fa onore è che effettivamente però l'hai portato a termine, l'hai iniziato e Sì, l'hai portato a termine. per carità, l'ho portato sul termine. Poi alla fine ogni tanto bisogna prendere delle batoste per capire anche che cosa fa per noi qualcosa e qualcosa no. Poi ho lavorato un po' in uno studio fotografico e anche lì io ho detto: che figo, dai, allora mi butto verso la parte di fotografia, di qua e di là. Sì, già inizio non avevamo orari, quindi tu stai in balia del fotografo. Cioè, il fotografo all'inizio fai l'assistente, 24 ore di shooting, tu sei lì a portare lampade da piani a sistemare guarda, È iniziato anche lì la palestra, effettivamente. lì. Tipo, quindi ho fatto un po' di prove qua e là per poi alla fine seguire quella che era la mia passione, perché poi ci continuavo a girare intorno perché volevo sfruttare la laurea, ma non, alla fine non si era la fa, quindi ho deciso di seguire un po' il mio, però dai, sperando adesso Mi di. piace perché è una storia particolare, sì, però sono sicuro che molte persone si possono rispecchiare. È che effettivamente si fanno delle scelte nella vita, però tutte poi alla fine ti portano a fare quello che effettivamente vuoi fare. Se naturalmente hai un po' di testa per volerlo fare, tu ti sei Quella resa conto ad un è quella. certo punto che non era quella la tua strada, e però sei riuscita a capire che era il momento di cambiare.
Sì, esatto, no, dovevo, guarda, un po' purtroppo ho avuto anche un po' di remate contro, nel senso, mia madre in primis, che è la tipica azienda economia, Greta, devi guadagnare, cioè, è presente, Ma è no? normale da parte del genitore, dai. Sì, però c'è, cioè, assolutamente, gli dico che inizia a fare la personal trainer, non so, pensa che abbia fumato, quindi, insomma, non Guarda, è ti stato. dico soltanto che io ho iniziato a fare personal training comprando su Amazon una cassetta con i pesi dentro, caricandola nel cofano e andando in giro per le case a fare personal trainer a domicilio. Quindi, Blan. esatto, tua mamma può stare tranquillissima sotto questo punto di vista. Beh, oddio, adesso io sono stata presa in una palestra, che è la palestra, tra l'altro, in cui mi alleno, che è la UFIT di Via Bergamo a Milano, e quindi niente, mi hanno preso lì per iniziare a fare dei personal, e non vuoi che ci sia il Covid che blocca di nuovo tutto. Cioè, tra poco, non so, manca gli alieni. Quindi, ovviamente, io che continuo a rassicurare mia madre, no, mamma, vai tranquilla, cioè, guarda, non ti devi preoccupare, ci stiamo riprendendo tutti quanti, adesso ho trovato quest'altro lavoro di qua e di là. Cioè, no, Passerà però tutto, passerà. tu avrai Bisogna. una home gym nuova. E una casa nuova, non dimentichiamo quello, quella è la principale per mettere gli E attrezzi. poi inizierai a lavorare nella palestra e da lì sarà tutto in crescita, vedrai. Poi Sì, io insomma sono fiduciosa, tanto, diciamo, comunque hai aperto il canale YouTube da poco, quello sì, ho andrà alla aperto il canale grande. YouTube da pochissimo e scusa per il tuo schermo, ok, ho aperto il canale YouTube da pochissimo e sto cercando di portare sia contenuti che siano un pochino più tecnici, ma allo stesso tempo anche un po' divertenti, quindi magari alterno delle volte in cui pubblico dei vlog o qualcosa di un po' più divertente, alcune volte che pubblico cose un pochino più tecniche. La cosa che ho notato è che comunque quello che vuole vedere la gente sono un po' incazzati, tipo what I eat in a day oppure trial, tutte queste cazzate Guarda, te lo qua. stavo dicendo prima, io sono 4 anni che faccio questo lavoro a tutti gli effetti e sono arrivato a 8.000 iscritti, sono felicissimo, però effettivamente se si paragonano a questi numeri con le persone che fanno altro tipo di contenuti sono niente. Però è bello anche avere un'etica, secondo me, una morale da portare No, no, avanti. ma infatti è quello che ti ho detto io anche prima, che cioè, tanti dicono, vabbè, ma non devi fissarti subito su un determinato target, eccetera, che vorresti avere sul tuo canale. È anche vero che, ad esempio, come te, tu hai un pubblico abbastanza specifico, cioè 8.000 iscritti sulle tematiche che porti tu sono tanti. Gente fuori E di testa. va bene, però è positivo, cioè nel senso è positivo, capito? Quindi, Sono orgoglioso sinceramente, del mio pubblico. sì, Ciao ragazzi, ciao. sinceramente. Dico ragazzi perché le ragazze sono tipo un 2%, 3%. Tu sei iscritta, è vero, sei iscritta al mio canale. Ok, allora fai parte di un buon 2%, 3% dei miei iscritti. Sì, vabbè, ma io non sono un caso raro Sì, anch'io, vabbè. però. Comunque, niente, quindi ti dico, io sicuramente ho deciso che non inizierò a fare video del genere, un po' più provo e completi, vi faccio, cioè, perché non mi interessa andare su quella direzione, quindi resterò nel mio, e per ora ho tipo 100 views al video. Devi sperimentare, trovare quello che fa per te e poi vedrai che andrà alla grande. Iniziamo col saper registrare gli audio dei video, poi diciamo che la strada potrebbe essere in discesa. E questo farà parte del processo, far partire le cose e non aver premuto rec perché chissà perché, perché poi dopo ci pensi, ma perché? Non lo so, non lo so. No, io il bello è che l'ho premuto, c'è, cioè, proprio la tecnologia che Ah, è parla. Vabbè. colpa del telefono. Ascolta, prima di sentirci abbiamo l'altro giorno, non mi ricordo il giorno preciso, ti ho chiesto di postare sul tuo profilo Instagram, non mi ricordo se hai postato un post o se hai fatto una storia, comunque hai raccolto delle domandine, mi stavi dicendo, delle domandine interessanti, e direi che possiamo passare a vederne qualcuna, se sei d'accordo.
Assolutamente. Allora, spara. Me le sono scritte, come sono tattica. Spara. Allora, la prima è da una ragazza che ci chiede: come si impostano le progressioni in un allenamento di forza? In un allenamento sarà per allenare la forza in generale, immagino. Una scheda generica. Sì, direi che è un argomento vastissimo su cui tu forse... Ah, è finita così la domanda? Sì. Ok. Vuoi sì, rispondere tu? Sì, oddio, possiamo spiegare le varie progressioni che ci sono, le classiche. Allora, cioè... prima di dire qualsiasi cosa, una progressione che cos'è? Una progressione è partire da un punto A e arrivare a un punto B, dove quel punto B in qualche modo deve essere più difficile del punto A. Deve essere un miglioramento e non un peggioramento. Esatto. Okay? E questo avviene tramite il classico processo di stress, recupero e adattamento, no? Se io in punto A genero uno stress tale per cui il mio corpo può adattarsi, recuperare e quindi adattarsi, io nella sessione successiva sarò in grado di aumentare quello stress e portare avanti questo processo all'infinito finché riuscirò a recuperare e quindi creare adattamenti sempre migliori per arrivare al punto B famoso. Questa è la base dell'allenamento: stress, recupero e adattamento. Per fare ciò serve giocare con delle variabili che sono volume e intensità dell'allenamento. Il volume è quanto, l'intensità è la qualità, quanto è bello, quanta... Se io devo fare una torta, metto la torta in forno, devo dargli una tempistica e un'intensità della cottura. E anche la frequenza, cioè quante volte... È la frequenza. Però la frequenza alla fine è il parametro che va ad utilizzare volume e intensità. È un parametro utile a maneggiare volume e intensità. E recupera anche, sì. Sì? Sì, tu come la vedi invece? In maniera molto molto semplice per rispondere alla ragazza. Allora, questa ragazza qua. Come impostare una progressione? Allora, contando che molto probabilmente questa è una persona che è una novizia, comunque una neofita, no? Secondo me, cosa più semplice di tutti per partire è fare una progressione lineare, nel senso, se si vuole aumentare la forza, cosa si fa? Si sceglie un esercizio su cui vogliamo migliorare la forza, quindi adesso lei ha messo in generale un allenamento di forza, non per forza deve essere panca, stacco e squat, cioè dipende che cosa fa questa persona. A quel punto prendiamo un esercizio fondamentale, possiamo anche prendere appunto il rematore come esercizio fondamentale, e a quel punto facciamo una progressione lineare. Quindi potremmo andare ad aumentare nella settimana le serie, potremmo andare ad aumentare le ripetizioni, oppure possiamo pensarla in questo modo: inizio a fare tanto volume cercando di capire come muovermi con quel carico, quindi cercando anche di migliorare il gesto, perché magari il volume va a coprire quella carenza anche percettiva che ci può essere col gesto atletico, no? Per poi andare a diminuire il volume dando più spazio a quella che è l'intensità, ok? Ad esempio, quindi in quel caso si potrebbero diminuire le ripetizioni. Quindi essenzialmente tu sei per, correggimi se sbaglio, sei per il accumulare tanto lavoro con il determinato gesto per impararlo anche a livello coordinativo semplicemente e poi da lì iniziare ad aumentare il carico. Allora, in generale io ti direi come prima cosa bisogna lavorare tanto sulla tecnica, quindi sulla percezione del movimento, e in quel caso sì, facendo più che altro lavori di tecnica il carico non sarà elevato, per cui fare più volume va benissimo. Poi mano a mano che si prende confidenza con il gesto si cerca di aumentare il carico dando più spazio all'intensità e diminuendo quello che è il volume di allenamento. Ad esempio, all'inizio, secondo me, ti faccio un esempio banale, le dips, ok? Secondo me, in quel caso, io voglio progredire con le dips. La cosa migliore per una persona che ha poca confidenza anche col gesto, che però vuole migliorare di forza, è fare
tante serie e poche ripetizioni. Perché? Perché non abbiamo una buona confidenza col gesto, anche se lo facciamo con l'elastico, quindi è meglio fare piuttosto una o due ripetizioni fatte bene, con più serie, e poi mano a mano andare a switchare leggermente, aumentando magari le ripetizioni. E poi ovviamente dipende sempre da esercizio esercizio. Ci sono diverse forme di progressione lineare. No, confermerai anche tu la cosa. Si potrebbe Assolutamente. anche fare una progressione lineare, però con una, come si chiama? Lineare con una Ondulata. leggera discesa. Volevo dire più che altro con una leggera discesa, nel senso che io vado avanti con la linearità, arrivo a un certo punto dove scendo leggermente per evitare di bloccarmi, Ok, con il no? classico Per evitare di scalino. scollare. Esatto, scalata, esatto, scalata. E quindi ci sono diverse forme. Comunque, secondo me, per iniziare la cosa migliore è quella di fare una lineare. Tanto molto probabilmente comunque arriveremo a un certo punto in cui facciamo fatica a aumentare di carico su bilanciere o in generale in quello che stiamo facendo. Quindi bisognerà attuare un'altra strategia. Se no, altra progressione che si può fare è quella ondulata a blocchi, oppure ondulata anche giornaliera. Quindi ci sono tante tipologie. Queste secondo me un pochino più per intermedi. Esatto, per un novizio non conviene neanche mettersi No, lì. no, no, secondo me no. E se no c'è addirittura quella non lineare, però assolutamente per un novizio no. Io ti direi di partire dal semplice, cioè cercare di capire, più che altro di informarti su come gestiscono. Ad esempio, se tu vuoi migliorare tanto nel dips e nelle trazioni, quello che avevo fatto io era informarmi su cosa fanno i calistenici, cioè non vedere una cosa, capire come fanno i calistenici ad aumentare nel corpo libero questo, 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 ti studi un po' di strategie che usano loro e cerchi di capire come unirle al tutto. Poi per il resto, sì, ti direi di partire da una lineare abbastanza semplice. Io al novizio consiglio sempre di iniziare con lo starting strength di Mark Ripeto. Quindi se vuoi qualcosa di pratico, vai a vederti lo starting strength, proprio iniziazione Proprio alla così, forza, googlalo, e vai tranquilla. li mandi a navigare sull'internet. Sì, perché all'inizio, secondo me, all'inizio non ha neanche senso mettersi a parlare di tutte queste cose. È semplicemente andare in sala, vedere se ti piace. E divertirti un po' e cercare di tirare fuori qualcosina in più ogni volta che entri in sala. Sì, io comunque direi in generale la prima cosa è cercare di capire bene la tecnica degli Sì. esercizi e di fare un po' di volume per capire Senza com'è. romperti. Sì, viene tutto il resto, insomma. E ok, io Se sei direi che... d'accordo, andremo alla prossima domanda. Oh yeah. Power building per donne. Cosa variare? Come si fa? Non cambiare niente. Vuoto. Le donne, a mio modo di vedere le cose, non devono cambiare tutti questi parametri d'allenamento. Sì, magari hanno più attitudine a voler sviluppare una determinata parte del corpo rispetto ad un'altra, ci dedichi un po' più lavoro a quella determinata parte, ma sicuramente non ti consiglierei di inserire circuiti metabolici ultra mega ganzi per fare andare via la cellulite dal naso, perché no, sono mosse, semplicemente mosse di marketing. L'ultima che ho visto, la più bella che ho visto, che riguarda l'integrazione, sono le proteine per donna. Eh beh, sì. E E come le ho viste, cos? E cos'hanno quindi, gli unicorni o gli assorbenti? sì, no, erano proteine, secondo che avevano la scatola rosa. E costavano 20 euro in più. Eh L'assorbente integrato dentro, sì, tipo. può darsi. Quindi per rispondere, rimanere molto molto sul semplice, no, non cambia assolutamente niente per una ragazza che qualsiasi sia la disciplina. Se magari hai voglia di portare avanti una determinata parte del corpo, classico glutei, classiche spalle, magari c'entra un po' più il lavoro su quello. E rispetto Esatto. magari, non lo so, a un petto o a,
non lo so che cosa non vogliono le donne. E... sì, guarda, ti faccio, se vuoi, anche il mio esempio. Spara. Che comunque devo farmela oggi, quindi fondamentalmente ecco. Di un po'. Io sicuramente in più cosa metterei che magari un uomo non metterebbe? Metterei un hip thrust, magari sicuramente lo stacco, anzi probabilmente, visto che ho ancora il bilanciere piccolo, metterò uno stacco rumeno e poi magari anche stacco a gambe semitese, vediamo, perché in questo modo non, mi serve un pochino meno carico, il bilanciere piccolo va bene. E evito di fare il sumo, che con 150 cm di lunghezza il bilanciere ci vuole poco. E... prova lo stacco deficit. RDL, dici? Stacco da terra a gambe tese, potremmo dire, con il deficit. Quindi ti metti un disco sotto i piedi. Sì, un super stretch e esatto. Difficile. Però... poi puoi mandarmi tutte le bestemmie che vuoi in chat. Sì, no, sì, lo introduco. E... quindi questo, ti dico, un hip thrust sicuramente, che anzi potrei tenere come una cosa anche abbastanza fondamentale su cui progredire. E in realtà il discorso che facevi prima, anche per in realtà i programmi di power building per le ragazze, soprattutto quelle che tendono ad avere infiammazione alla parte bassa del corpo, secondo me è ottimale. Perché? Perché non vai a stressarli, cioè... voi più date stimoli stressanti, più fate volume sulla parte inferiore del corpo, più gli arti inferiori si stressano. Un programma in stile power building in realtà è perfetto, perché vai a lavorare sulla forza, vai a sfiammarti, poi bisogna cercare di capire, ovviamente, a parte le priorità della persona, lo stadio in cui si trova e quant'altro, anche... che magari uno squat, ad esempio, in una prima fase, se una ragazza è super infiammata, ha un sacco di problemi di circolazione, magari non si introduce subito. Questo perché comunque prima bisogna fare un po' un lavoro per l'evacuazione, più che altro perché se no non lo percepisce nemmeno bene. Tra l'altro, a tal proposito, ho parlato con un powerlifter molto bravo, che mi aveva detto proprio questa cosa qua. Magari all'inizio di investire un pochino sul... togliere l'infiammazione generale per poi fare un programma fatto bene. Bisogna vedere anche da dove viene la persona in esame. Sì, esatto. Perché esatto. L'infiammazione ce l'hanno anche gli uomini, soltanto che gli uomini non gliene sbatte una mazza. Sì, no, ma io sto parlando di infiammazione cronica, cioè infiammazione proprio da ritenzione, tanta cellulite. L'infiammazione ci deve essere perché comunque... esatto. Nel senso, fa parte del processo. Esatto. Però, su questo, scusami, ti interrompo, partendo dal presupposto che non esiste un esercizio imprescindibile, vedi lo squat, personalmente non mi metto nessun problema a inserire lo squat anche su una donna che si vede infiammata allo specchio. Al massimo gli faccio e glielo inserisco lo stesso e poi noterà da sola che i problemi andranno via semplicemente allenandosi e mangiando correttamente. Sì, non lo so, io da questo punto di vista dipende sempre un po' come è messa la ragazza, ti dico la verità, perché almeno ho notato che all'inizio, quando in generale una ragazza è super infiammata, magari ti viene da sala pesi con reps altissime, allenamenti fatti a caso, solo focalizzati sui glutei, io di mezzo tutto le insegno a muoversi. Chiaro, certo. In questo modo si sfiamma, inizia a percepire un po' il muscolo e poi si fa tutto. Anche che è lo stesso discorso che si fa con un uomo comunque. No, assolutamente. È sì, quello sì, che sì. Vorrei sottolineare, che una donna non è così particolarmente diversa da un uomo. No, esattamente. Bisogna solamente dare priorità ai punti a cui si vuole dare priorità. Cioè, quello... prossima domanda! Per impostare un piano alimentare può essere utile fare delle giornate tipo scegliere le fonti e ruotare? È quello che avevo detto più o meno io prima che faccio. Quindi io ti direi di sì, nel senso, allora, dipende che piano si segue, perché se si segue per l'appunto, come nel mio caso, una dieta flessibile, secondo me è utilissimo, perché io ad esempio non ho voglia ogni giorno di pensare a che cosa mangiare, inserirlo nell'app, eccetera, eccetera. Altre persone invece si trovano meglio a fare così. Io preferisco
individuare gli alimenti che mangio sempre, alla fine sono sempre quelli, poi magari faccio delle variazioni e nell'applicazione lo inserisco allo stesso perché magari è vario. Però in linea generale aiuta, quello assolutamente. E tu da questo punto di vista ti autogestisci o... Allora, vabbè, a parte il fatto che adesso mi sto facendo seguire, però personalmente, se non mi stessi facendo seguire e comunque mi comporto così con le persone che seguo, io indico sempre solo e esclusivamente un introito calorico e un minimo di introito proteico. Poi da lì lascio completamente libero la persona, giorno per giorno, di scegliere quello che vuole mangiare. Sia per un aspetto psicologico, perché effettivamente così puoi fare essenzialmente quello che vuoi, puoi mangiarti quello che vuoi, sia per un aspetto di costi e benefici, perché poi vedendo il lungo periodo, questo ti permette di essere molto molto più costante, molto più aderente, che tradotto in inglese è adherence, però non te lo so tradurre in italiano, costante, diciamo, dai. E quindi ti porta sicuramente ad avere più risultati nel lungo periodo. Magari il giorno che ti mangi più carboidrati, il giorno dopo ti vedi un po' più gonfio, chi se ne frega, è acqua. Il giorno dopo ti scarichi perché magari hai voglia di mangiarti un po' più grassi. E quindi si autoregola tutto da solo, è tutto molto molto più tranquillo. Non vedo, specialmente in una persona che non si sta preparando a salire su un palco in mutande ed essere giudicato da dei giudici, non vedo tutto questo bisogno di giocare troppo con i macronutrienti, a meno che non ci si trova in una particolare situazione, vedi la tua di reverse, dove lì sì, naturalmente giocare con i carboidrati diventa particolarmente importante. Sì, poi io non è che sia stata, cioè sia precisissima, sono sincera, però no, dai, che palle. Però in linea di massima sì, nel senso cerco di rientrare in delle linee generali. Ovviamente, come dici tu, secondo me non bisogna assolutamente essere maniacali, proprio per questo motivo, secondo me in realtà impostarsi un piano è la cosa migliore, cioè voglio mangiare più carboidrati, ok, aumento dal riso, prendo, non è che sto lì a pensare e magheggi adesso, allora aumento 2 chicchi di riso, poi ci metto mezza galletta in questo modo Tutto e col telefono in mano così. Che 4,4, esatto, 4,2 carboidrati moltiplicati per 4, cioè poi adesso noi ci ridiamo sopra, però l'abbiamo fatto anche noi. E adesso sì, stiamo parlando col senno di poi. all'inizio sì, ma all'inizio ti dico, secondo me è una fissa Sì. pazzesca e diventi schiavo, quindi bisogna un pochino imparare a autogestirsi anche da questo punto di vista, trovare un po' il proprio equilibrio da questo punto di vista, sì. Assolutamente. Andiamo alla Prossima prossima. domanda. Come mai Mitch ha deciso di shreddarsi? Ti chiede Riccardo Padovan. Dici, quali sono stati Ciao i tuoi... Ricky. Ho deciso di shreddarmi perché adesso ho semplicemente degli obiettivi diversi. Prima volevo essere il più forte possibile e quindi dovevo essere anche un po' ciccione. E sono arrivato a pesare quasi 100 kg. E poi quando sono arrivato a pesare 100 kg, adesso mi ricollego a questa cosa. Da poco, non so se lo conosci tu, Alan Trall, è un tipo barbone Sì, certo. che segue, ha sempre seguito il metodo di Ripeto, dello starting strength, e io seguivo lui che seguiva quell'altro. E quindi abbiamo sempre avuto delle idee molto molto simili. E da poco ha fatto uscire un video, anche lui è dimagrito un sacco recentemente, e da poco ho fatto uscire un video dove sottolinea tipo le 4-5 fasi dello studente dello starting strength. Cosa dice Ripeto, che è il capo dello starting strength? Dice: vai in sala pesi, solleva sempre qualcosa in più, mangia come un animale, diventa enorme e ripeti questo processo, riposati bene, ripeti questo processo e vai avanti così. E quindi vedi l'individuo che segue questa metodologia che diventa fortissimo, ingrassa come un vitello e ripete il processo. E io mi sono ritrovato al 100% in questa cosa. Sono arrivato, effettivamente ero abbastanza forte, ho fatto i miei 2,40 di squat, e però pesavo un fottio. E nell'esatto momento in cui ho messo giù a rack quei 2,40 di squat, mi sono reso conto
che non ne valeva così tanto la pena di avere il fiatone quando parlavi, di non poter andare a correre perché ti fanno male le ginocchia e tutte queste cose che si vanno a sovrapporre. E quindi lì, anche con l'aiuto di una pandemia qualsiasi che è capitata lì per caso, mi sono deciso semplicemente di perdere qualche chilo. Adesso sono a 85 kg invece che a 100. E sicuramente mi sento molto molto meglio. E poi vediamo adesso con il coach, vediamo che cosa vuole fare anche lui, come muoverci. Si può dire chi è o secret? Il coach? Il coach è Diego Auriemma. No, mi fa piacere dirlo anche. Non lo conosco. È del team Bodybuilding and Performance. L'ho ospitato anche nel canale con qualche podcast ogni tanto. Sono molto bravi, molto preparati. Lui ha una mentalità molto diversa dalla mia in merito all'allenamento ed è l'esatto motivo per cui l'ho scelto. Sì, ma sono più improntati appunto verso bodybuilding, immagino, no? Sì. Allora, sono due ragazzi principalmente. C'è Nicolò, che è molto più vicino al mio pensiero, mentre Diego è molto più old school. Adesso non voglio dargli del vecchio perché poi si offende, perché ha qualche anno in più dei 30, se non 30. E lui ha fatto competizioni di bodybuilding e ha sperimentato effettivamente quello che era l'old school. Ah, sì, ho capito chi sono. Esatto. Sì, ok. E quindi mi sono deciso di farmi seguire da lui e sta andando alla grande. Mi sto divertendo. Bene, bene. Adesso diventerai... Sei pronto per il costume? No. Quello no. Tutto, ma quello no. Che puoi mai dire mai, vediamo. Potrebbe essere un'esperienza, però non ne voglio assolutamente parlare adesso, perché la farei comunque contro voglia. Dai. Ora è presto per parlare. Sì. Come si fa a sapere se si sta facendo un'esecuzione corretta? Beh, allora, io ti direi... Ti filmi e poi ce lo mandi e ti lasci insultare. No, pure che a parte tutto sarebbe una figata. Dovremmo farla questa roba di giudicare video di esecuzioni. Vedi, su Twitch si può fare una cosa del genere. Sì, ma anche su YouTube lo puoi fare. Ti fa inviare video dei ragazzi e poi lo monti e lo mettiamo su. Anche. O se no, se ti piace farti insultare effettivamente, basta che ti apri una pagina Instagram e pubblichi lì le esecuzioni. Esatto. Adorerei, saresti la mia idola, quindi sì, assolutamente. Comunque, a parte queste cose, per darti una risposta un po' più seria, intanto perché scegliere un esercizio? Un esercizio si sceglie, a mio modo di vedere le cose, sempre per quello che ho studiato io, per quello che ho estrapolato io dai libri e dalla pratica, in base a un rapporto molto semplice, che in economia si dice costi e benefici. Mentre in allenamento potremmo tradurlo come stimolo e fatica. Se lo stimolo che stai ricevendo, ricavando dal determinato esercizio è superiore sicuramente alla fatica che ti genera, e con fatica intendiamo anche stress su articolazioni, intendiamo anche affaticamento di recupero, eccetera, eccetera, nel migliore dei casi lo stai facendo bene. Basta, senza andare magari a vedere uno squat, dove la fatica è sicuramente molto elevata, anche se non lo sbagli, e lo stimolo potrebbe non essere qualitativo a livello ipertrofico come vorremmo, poi lì il discorso diventa un po' più complesso. Prendendo un curl con i bicipiti, se lo stimolo che senti al bicipite è tale che ti permette di sentir lavorare il muscolo, ti permette di avere una sensazione di pump, ti permette di recuperare bene per la sessione successiva, ti permette di non farti sentire dolori nel momento in cui lo fai e dopo, lo stai facendo bene e non hai neanche bisogno di riprenderti o di fare chissà che cosa di complesso. E poi da lì diventa semplicemente esperienza. Per quanto riguarda uno squat, magari un movimento più complesso, uno stacco da terra, una panca piana, particolarmente impegnativi, lì sì, sicuramente il consiglio di riprenderti, vederti e magari paragonarti con il tuo sollevatore preferito potrebbe essere un'idea. Sì, comunque in generale prima assicurati di quale sia l'esecuzione corretta, ti fai un video e poi insomma sì, cerchi di farlo semplicemente. Ok.
Sostituire in ottica power building, è più o meno quello che abbiamo detto prima, una seduta di panca o stacco o squat con lip thrust. Tu che dici? Che sei più... Allora, panca, stacco e squat perché sono degli esercizi importanti del power building? Perché vanno a farti muovere nel piano di spinta orizzontale. Esatto. Lo stacco da terra ti fa fare un movimento di estensione dell'anca. Lo squat ti fa fare un movimento di accosciata, quindi principalmente si incentra sul ginocchio. Se vuoi inserire un hip thrust, che cosa stai andando a fare? Stai andando a fare un movimento di estensione dell'anca, molto simile allo stacco da terra. Quindi assolutamente sì, validissima scelta. Puoi anche tenerli entrambi nella scheda, non c'è bisogno di togliere uno, di scegliere uno nell'altro. Non andrei a sostituire una panca piana con un hip thrust perché sono due movimenti completamente diversi. No, invece di sostituire, io quello che farei piuttosto, se magari mettiamo una persona standard, adesso non so quanto si allena questa, però magari 4 volte a settimana, ok? È già un buon numero, cioè sarebbe abbastanza ottimale. Magari al posto di ripetere squat 2 volte, lo ripete una e fa tutti e tre i movimenti più una volta il thrust, ad esempio, o se no, poi dipende anche sull'hip thrust se vuole puntare sul carico. O se vuole tenerlo magari come secondo esercizio, perché potrebbe metterselo dopo lo stacco anche Certo. idealmente. Quindi Dipendono dipende un po', però assolutamente. dagli obiettivi semplicemente. Magari dividi il tuo corpo in gruppi muscolari, vedi quello che vuoi far sviluppare di più, tieni in considerazione che un hip thrust ti andrà a far lavorare maggiormente, se fatto bene, ti andrà a far lavorare maggiormente il gluteo, e magari uno squat invece ti andrà a far lavorare maggiormente un quadricipite. E gioca secondo, ragionando in questo modo, non semplicemente in nome del movimento, Sì. perché poi un movimento ha un ogni movimento ha un suo perché, ecco. Ultima, ma non per importanza, Via. split esempio per ragazza, sempre in ottica power building. Ah, quindi tema power building oggi. Ah, Sì, no, te l'ho detto, hai figo, figo. incontrato la Vai, cosa. parti tu, sto parlando troppo io, sei tu l'ospite, non devo parlare io. Allora, 5 volte a settimana in ottica power building per una ragazza. Come ho detto più o meno prima, secondo me, idealmente, detta molto facile, poi dipende molto da che cosa si vuole dare la priorità, quali sono i tuoi punti carenti, che movimenti puoi fare, magari ci sono dei movimenti che proprio non puoi andare a fare, quindi bisogna ovviamente vedere tutto quello. Ti direi, prendi gli esercizi principali. Quindi abbiamo detto panca, stacco, squat, magari ci vai ad aggiungere military, l'hip thrust e un rematore, ok? Facciamo 5 volte a settimana, in questo modo, se dipende anche se si vuole allenare in full body oppure upper lower, ad esempio, adesso io non so tu cosa ne pensi a riguardo, però... Dipende un po' da cosa si vuole fare. Io, ad esempio, mi trovo anche bene a fare invece che fare upper lower, sempre fare parte alta con un richiamo per le gambe, che può essere ad esempio lo squat, che è molto tassante, però metterlo in una seduta di upper, ad esempio, e poi metterlo magari all'inizio e poi dopo richiamare con la parte dopo, o comunque fare in modo che gli allenamenti di gambe non siano uno vicino all'altro, quindi cercare di alternarsi in questo modo. Quindi questo diciamo con logica. Poi, dopo aver preso questi movimenti principali e andare ad eseguire delle progressioni su quei movimenti, puoi andare a mettere appunto uno stimolo che vada dalle 6-12 ripetizioni, ok, molto classica questa cosa che sto dicendo, però è più o meno è così alla fine che si fa, con dei movimenti un po' più complementari e poi successivamente puoi andare a dare un ultimo piccolo parte di stimolo metabolico, anche non è obbligatorio, però per degli esercizi di isolamento magari, no? Alla Questa fine. Quindi questa è un po' una struttura base in è realtà. classica struttura da Hatfield. Praticamente Bravissimo, parti con un movimento pesante, bravissimo. segui con un Lo movimento meccanico. medio e finisci con un movimento leggero.
tutto, però è una cosa abbastanza standard che secondo me può andare bene per tutti. Poi alcune persone preferiscono una cosa stile magari 2 giorni pesanti, quindi improntati sulla forza, e 2 giorni invece ipertrofia. Vuole fare la persona su 5 volte a settimana, secondo me anche una cosa del genere potrebbe non essere male, o se no potrebbe anche fare 2 giorni improntati sulla forza e un giorno ibrido e 2 su ipertrofia, però secondo me la cosa migliore è sempre mettere in questo caso, anche perché comunque penso che questa ragazza qua venisse in sala pesi normale, potrebbe starci secondo me a partire da esercizi fondamentali come primo esercizio, improntato sulla forza, ogni giorno ci si dedica uno diverso e poi dopo continua con un esercizio medio e poi degli esercizi più di isolamento, ecco. Sicuramente molto valido. Io le uniche due cose che aggiungerei sono, vabbè, a parte il fatto per preferenza personale, su 5 giorni a me piace molto fare semplicemente un upper lower, push pull leg. Vedi anche, sì, anche tu. E vabbè, questa comunque è una questione di preferenza. E poi, per quanto riguarda la selezione degli esercizi, assicurarti semplicemente di utilizzare tutti i piani di movimento per non creare particolari squilibri. Sì, no, è vero, Cosa fai si intende per piani di movimento? Sono i classici sei: spinta orizzontale e verticale, tirata orizzontale e verticale, estensione dell'anca e accosciata. Quindi esatto. magari focalizzarti su una progressione pesante, potremmo dire, su questi sei movimenti, e poi giocare invece a ripetizioni più alte sulla rifinitura di determinati gruppi muscolari e la ripresa magari di questi ultimi. Esatto, fai tirata verticale, tirata orizzontale, accosciata, ti metti lo squat, ti metti lo stacco, l'hip thrust, poi ti assicuri di fare la trazione, una remata, magari un esercizio anche di allungamento per il dorso, quindi cose di questo tipo, E ecco. visto in questo modo si può anche creare una scheda molto semplicemente anche a corpo libero, perché spesso la domanda è come diavolo faccio ad allenarmi a corpo libero adesso che le palestre sono chiuse? I principi dell'allenamento sono sempre gli stessi, quindi con un po' di fantasia, un po' di arte, riesci a farti un bel allenamentino anche senza attrezzatura, semplicemente col tuo corpo. Esatto, spinta verticale al posto della military, facciamo gli handstand push-up ad esempio. Esatto. Magari pike se sei. Io non riesco a fare gli handstand. Sono difficili, però sì, se no fai push-up oppure poi fanno i dips, poi si fanno, cioè ci sono tante cose che comunque Certo. possono Poi si apre variare. il mondo degli esercizi. Esatto, poi per lo squat come sostituto in questo caso tipo pistol, io farei Anche i pistol bulgari. e classico bulgari e affondi, poi sì, non è proprio uguale allo squat, però sono ottimi esercizi che sono letali anche da fare. L'idea è sfruttare il movimento di flesso estensione del ginocchio. Io direi che siamo stati molto bravi. Vero? Sì, dai. Un applauso a noi. Siamo stati semplici ma caratteristici, Abbiamo quindi risposto a un sacco di domande. Quante ne abbiamo fatte? una decina. Tra Cazzo, siamo stati bravissimi. Abbiamo parlato per 1 ora e 5 minuti. l'altro, a me si Come? sta spegnendo il computer. Sì. A me si sta spegnendo il computer, quindi Abbiamo appena finito, devi restare parlare. tranquillo che stiamo chiudendo. Tanto guarda, lo sai che ormai oggi, tra oggi e ieri la tecnologia mi odia, Sì. quindi Ed è colpa della tecnologia, vero? certo, sì, Assolutamente sì, non abbiamo dubbi, non abbiamo dubbi. faccia poi. Greta, io ti ringrazio un sacco per questa bella A chiacchierata. te, è stato un piacere e poi faremo qualcos'altro sicuramente, Assolutamente sì, organizzeremo. sicuramente faremo una diretta. Adesso sono un po' incasinato con gli appuntamenti, però abbiamo già messo una diretta a gennaio addirittura. Il 6 gennaio, Quindi no, figurati. Befana, no? Quindi sicuramente c'è quella data, poi vediamo se fare qualcosa Devo in essere mezzo. io per forza di cose. Vabbè, questa è la classica battuta inquietante finale, ma non importa. Dai, ti ringrazio Grazie a te. e niente, salutiamo Ciao a gli tutti, fate i bravi. Non so quando uscirà questo video, in mezzo alla settimana, un giorno qualsiasi. E vi ringraziamo per essere rimasti fino a qui e ciao, grazie.